Hola a tutti! Nella mia vita ho passato diverse fasi musicali, dalla fase melodica, Battisti, alla fase monomelodica, Ligabue, fino a passare ad essere un metallaro e un discotecaro. Parliamo di queste due categorie. Ecco, cominciamo a parlare del tipo di musica che ascoltano. Per esempio, i discotecari ascoltano. Ah, ma perché quelli che vanno in discoteca ascoltano anche la musica. Non ci vanno solo per andare a figa. Ci andrò per quelli. Invece i metallari ascoltano. E ce la fate ancora ascoltare musica? Non siete diventati ancora sordi? Ah, ok. Buon per voi. Poi ci sono i posti in cui ballano queste due categorie che sono molto molto diversi. I posti dei discotecari solitamente sono posti luminosi, luci stroboscopiche, lucine a intermittenza che pare d'essere a casa della mia nonna durante le feste di Natale. Invece i posti di metallari di solito sono posti tetri, bui, scheletri ovunque, riti satanici, il diavolo che ti shakera i cocktail e te li serve dietro il bancone. Dai, ma che dici? Ma questo è un cliché. Sì, vabbè, ho capito, ma di sicuro non c'è uno vestito da San Pietro a darti da bere. E poi il tutto si svolge all'interno di capannoni, non come i discotecari che loro di solito hanno appunto questi posti luminosi, i banconi coloratissimi. Qui invece ci sono capannoni industriali, che aziende siderurgiche scansatevi proprio. Forse è per questo che si chiamano metal. Dopodiché abbiamo le selezioni, tutte e due, sia discotecari che metallari, solo con una piccola differenza. I discotecari hanno le selezioni all'ingresso, che lì, nella maggior parte dei posti, se tu sei vestito come se tu dovessi sposare domattina, non ti fanno entrare. Mentre invece da metallari è completamente diverso. No, all'entrata tu puoi entrare come ti pare, pantaloni strappati, felpe cucite, ricucite, ritoppate da nonna Pina, buchi in faccia che neanche SpongeBob dopo la lotta con un tirannosauro. Però lì ci sono le selezioni all'uscita. Perché all'uscita, dopo aver pogato tutta la sera, selezionano tutte le persone con le ossa rotte per portarle all'ospedale. Già, il pogo. Sapete cos'è il pogare, vero? Il ballare dei metallari. Se te vai a cercare la parola pogare sul dizionario italiano, troverai saltare come un canguro mentre tiri fendenti alle costole alla persona a te più vicina. Ecco, questo vuol dire pogare. Entri lì dentro e non vai per ascoltare musica, no, non vai per ballare normalmente, no. Entri lì e vai per inclinare qualche costola a qualche persona sconosciuta, in vero stile videogioco. Fight! Ecco, appunto. Per poi dopo portare le ossa come trofeo a casa al proprio Un pitbull. altro cliché. Non è che tutti i metallari hanno un pitbull, Io eh? però non ho mai visto metallaro con un chihuahua. Invece i modi di discotecare sono ben diversi. Innanzitutto, non so se avete mai visto in discoteca uno che sa veramente ballare. Anche perché chi sa ballare non va in discoteca, va ballando con le stelle. No, mi sa che ho detto una cazzata. Però, insomma, vabbè. I modi di ballare dei discotecari sono principalmente tre. Uno, il ballo del ginocchio. In cui si usa appunto rimanere fermi con tutte le parti del corpo tranne il ginocchio. E questo è particolarmente indicato quando non si conosce il tipo di canzone che in quel momento sta mandando il DJ. 2. Celeberrimo e famigerato ballo del piccione. In cui si sta fermi con tutte le parti del corpo e si usa solo ed esclusivamente il collo, portandolo avanti e indietro, proprio come un vero e proprio piccione. E poi, il più famoso di tutti, è il ballo dell'aria. Che consiste nel tenere tutte le dita della mano attaccate a parte i pollici e tirare fendenti all'aria a caso, come se ti stessi facendo qualche cosa di male. Ecco. E allora, a questo punto, voi mi direte: ma scusa, ma ne stai parlando male? Sia di metallari che di discotecari. Allora uno che musica dovrebbe ascoltare? Beethoven. Perché no? Già, Beethoven, perché no? Almeno si potrebbe modificare il famoso inno dei briachi. Bevo, 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 bevo. Son briaco e son felice, anche se poi vomito. Ecco, si potrebbe modificare in Beto, Beto, questo è rimangalo. Beto, Beethoven.
Se tu l'ascolti, tu sei felice, senza romperti costole. Se tu l'ascolti, poi sei felice, senza ballar come un piccione.